Ciao a tutti, sono Silvia. Oggi facciamo una lezione di gag. I primi 15 minuti un circuito di gambe e glutei e poi ci attacchiamo 5 minuti molto intensi di addominali, un bel circuito. Cominciamo subito dal riscaldamento. Musica. Via. Ok. Pronti? Iniziamo a toccare dietro con le punte, spieghiamo un pochino le gambe, rilassiamo le spalle e il collo, lasciamo ondeggiare il collo a destra e a sinistra, lasciamo ondeggiare anche le braccia, rilassiamo la schiena, allunghiamo bene il collo, ci fermiamo in posizione di squat, gambe parallele, leggermente extraruotate, aperte quanto il bacino. Scendiamo lentamente, aprendo le braccia verso l'esterno e risaliamo lentamente. Scendiamo. Ora teniamo la posizione di squat, appoggiamo le mani sulle nostre ginocchia, tiriamo in dentro il pugno, cioè il coccige, arrotondiamo la schiena e veniamo su. Apriamo le spalle e le spingiamo verso l'esterno ancora. Scendiamo in squat lentamente. Ginocchia in fuori, tengo, mi siedo su una sedia immaginaria. Appoggio le mani sulle ginocchia, tiro in dentro il coccige, la mia coda e arrotondo la schiena, apro le spalle, spingo in basso e ripeto ancora una volta, scendo in squat lento, ginocchia verso l'esterno, apro le spalle, apro il petto lungo il collo, appoggio le mani sulle ginocchia, tiro in dentro dal coccige, arrotondo la schiena e vengo su, tocco con le punte dietro, tocco, 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 tocco. Iniziamo a riscaldare, talloni verso i glutei, spingiamo bene indietro le spalle, apriamo il petto, 4, 3, solleviamo le ginocchia adesso, mantenendo per ora la schiena lunga, su, 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 ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, gamba tesa verso l'esterno, piccola abduzione, punta del piede, rivolta avanti. Su, su, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fermo le gambe, mani alla nuca, rotazione destra e sinistra busto, la rotazione parte sempre dal petto, allungo la schiena mentre ruoto, ancora un giro, l'ultimo, e adesso flessioni laterali, e cambio 2, e cambio 3, e facciamo ancora 4, espiro, mi allungo, espiro, mi allungo, ultimi 2, crunch frontali, fletto il busto e vengo su, espiro e su, ancora espiro, quando faccio il crunch chiudo le costole, spingo l'ombelico in dentro, ancora 2, l'ultimo e marcio, su, 4, 3, 2, calcio avanti, calcio, 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 4, 3, calcio di lato, calcio, 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 4, 3, 2, calcio dietro, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, pronti a cominciare, 15 minuti esatti di adesso, di lavoro di gambe e glutei. Cominciamo con 10 squat. Pronti? Via! Squat 1 e su. 2. Nei primi 10 squat cerchiamo bene la precisione del movimento. Quindi scendo fino al parallelo e vengo su spingendo dai talloni. E su. Dal prossimo giro proviamo a incrementare un pochino utilizzando due bottiglie di acqua. Ancora. 3. Su, 2, discesa lenta e controllata, e ora 10 squat jump, scendo e salto, 2, 3, vai, spingo dai talloni, 4, 5, 6, sempre la discesa fino al parallelo, spalle aperte, vai, 8, 9, 10, e su, 10, affondi per lato,
schiena lunga, mi preparo, affondo avanti, destra e torno, due, e un bel passo avanti come se facessi un inchino, quattro, schiaccio il tallone, cinque, ancora, sei, utilizzo anche le mani per l'equilibrio, otto, ancora, nove, e continuo a respirare, dieci, dall'altra parte, sinistra, uno, due, cerchiamo sempre un bel movimento completo, quattro, cinque, scendo con il piede, allungo la schiena in alto, sette, otto, ultimi due, nove, ed ultimo, dieci, 10 più 10 skip, ginocchia alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stop, andiamo giù, ora stronchiamo un pochino di più i glutei, iniziamo con quadrupedia, appoggiamo i nostri avambracci, attenzione a non cadere con la zona lombare, quindi scapole neutre, addome compresso, sollevo il piede destro, tengo. Ora sentite forte la contrazione del gluteo e andate a cercare delle mini contrazioni come se volesse strizzare il gluteo. Attenzione a non crollare dall'altra parte, dobbiamo mantenere gli addominali attivi e le scapole ben vicine tra di loro. Espiro, cerchiamo di spingere il ginocchio verso l'alto, il ginocchio verso l'alto, due, tengo, schiarizzo il gluteo, fuori tutta l'aria e cambio, sollevo l'altra gamba, sempre attenzione a non cadere sulla gamba di terra, spalle aperte con lungo e piccole contrazioni. È molto importante adesso sentire il gluteo, ci concentriamo sul gluteo, quindi sono contrazioni che andiamo a ricercare. Strizzo il gluteo, strizzo il gluteo, strizzo il gluteo. Ovviamente se avete a disposizione cavigliere potete metterle, mi raccomando non per gli squat jump, solo per questo esercizio. E adesso teniamo, espirate, spingete con tutta la forza che avete la gamba verso l'alto a partire dal ginocchio, 3, 2, 1 e giù. Mi sdraio subito per dei ponti che eseguo in versione monopodalica, quindi appoggio il piede destro sopra il ginocchio sinistro e per 10 volte spingo in alto, 1, scendo piano, sfioro e subito su 2 e giù, 3 e scendo piano, 4 e scendo piano, 5, non dimentichiamoci gli addominali, 6 e scendo piano, 7, ancora spingo dal tallone, 8, concentriamoci sempre nel gluteo, 9, 10, resto su, 4, 3, 2, scendo pianissimo, cambio, appoggio e la spinta adesso è dal piede che sta a terra, espiro, spingo dal tallone, scendo controllando e 2, scendo piano e 3, scendo piano, attenzione a non crollare con il bacino dalla parte della gamba piegata, forti con la gamba di terra, 5, appena sento il sacro che sfiora, 6, 7, stringo gli addominali, non inarco la schiena, il peso resta sempre sulle punte delle mie scapole, ancora 2, 9, l'ultimo resto su, tengo 4, 3, 2 e scendo, sono pronta a ricominciare. Ancora un giro completo, pronte? 10 squat, proviamo a incrementare portando due bottiglie sopra le nostre spalle, pronte? Andiamo, via, scendo,
e su espiro. Due, petto aperto e fiero. Tre, schiena neutra. Quattro, e su. Cinque, scendo, 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 su. Sei, scendo, scendo, mi siedo, su. Scendo, scendo, mi siedo e subito su. Anche qui sentite la spinta dal gluteo. L'ultimo, e su. Appoggio le bottiglie e subito 10 scorgio, via. Piego, su. Con tutta l'energia che avete adesso. 3, 4, strizzate i glutei. 6, 7, 8, 9, crollo. Vai, e olè. Prendiamo le bottiglie. Arriva negli affondi. Ora abbraccia con le bottiglie lungo i fianchi. Bottiglie belle tenute tra le mani. Via, 1, e torno. Schiaccio il tallone e allungo la schiena. 3, intanto recupero un pochino di fiato. 4, 5, sempre un muro davanti e un muro dietro. 7, non perdiamo l'equilibrio. Concentrati. 9, l'ultimo. Cambio gamba, subito via. 1, 2, un bel passo avanti deciso. 3, ancora. 4, l'altro ginocchio sfora. E 6, andiamo. 7, ancora. 8, ultimi due, forza, due colpi. 9, ultimo. 10, arrivano gli skip, ginocchia più alte che possiamo per 20, via. Forza e stop. Quadrupedia. Andiamo a fare i glutei come prima. Quindi appoggiamo gli avambracci. Attenzione. Apro le spalle, allungo il collo, stringo gli addominali e sollevo gamba. Tengo. Da qui spingo verso l'alto e strizzo il gluteo attivamente. 2, 3. È molto importante in questo momento connettere la mente al muscolo che andiamo a far lavorare, quindi concentrati sul gluteo, strizzo, strizzo. Non pensiamo a spingere il piede in alto, ma a spingere l'anca, il ginocchio su, su. E ora piccolissimo, 8, strizzo, 7, 6, mi allungo bene con il corpo, 4, 3, 2, scendo. Sollevo l'altro. Ancora la raccomandazione, non accomodiamoci sulla gamba che sta a terra, ma restiamo bene attivi con gli addominali e gli estensori della colonna vertebrale. 1, concentrati nel gluteo, connettiamo la mente al muscolo. Spingiamo bene anche dai gomiti per allontanare il pavimento. E su, ogni volta espiro e strizzo il gluteo, espiro, deve quasi scoppiare. Ancora, ancora, facciamo i piccolissimi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, più su, 2, 1, e scendo. Mudraio a pancia in su, ponti monopodalici, quindi appoggio la caviglia destra, in questo caso sul ginocchio sinistro, allineo bene le anche, mani a terra e via, 1, scendo piano, 2, appena sacro sfiora subito su, la spinta forte dal tallone, 3, anche qui bene concentrati sul gluteo. Se non mi concentro rischio di sentire presto dei crampi alla muscolatura posteriore della gamba, che è più debole del gluteo, quindi stringo il gluteo per staccare, spingo in alto e su, ancora due, peso sulle punte inferiori delle scapole, addome compresso, resto su e tengo. Ora proviamo a sollevare l'altra gamba
e la stendiamo avanti. Incollate le ginocchia, 4, 3, forza, 2, non mollate, 1, appoggio e scendo. Cambio, pronti? E andiamo per 8 volte, via, 1, scendo piano, sfioro con il sacro, 2, scendo piano, 3, ancora scendo piano e 4, scendo piano e spingo dal tallone, 5, è importante, controllo la discesa e spingo dal tallone in salita, controllo la discesa, la fase negativa e su, ancora, espiro, espiro, voglio elevare il bacino verso il soffitto, faccio l'ultimo e resto su, tengo e ora stendo l'altra gamba avanti, incollo le ginocchia tra di loro, forza, 8, 7, 6, non mollo, 5, 4, 3, 2 e appoggio, ok, ora un pochino di isometria per concludere la serie delle gambe dei glutei, quindi prendiamo le nostre bottiglie di acqua, portiamo le bottiglie di acqua sopra le nostre spalle, scendiamo molto lentamente in posizione di squat, 1, 2, contiamo 8, 3, 4, 5, 6, 7, tengo, apro le spalle lungo la schiena, cerco di scendere un centimetro di più tenendo la schiena lunga e salgo contando 4, 1, 2, 3, 4, ripetiamo ancora, scendo piano, spingo il glute indietro, allungo la schiena verso l'alto, apro le spalle e il petto, spingo le ginocchia in fuori e tengo, mi sono seduta, fermo qua, un bel sorriso, resisto, e salgo contando 4, 1, 2, 3, ripeto l'ultima volta, forza, scendo piano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, immobili, fuori dalle ginocchia, e salgo contando 4, 1, 2, 3 e 4, ok, facciamo un affondo con la gamba destra avanti, braccia e coi fianchi con le bottiglie, tengo e molleggio 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, torno, affondo con la gamba sinistra e vado, 1, 2, 3, forza, 4, 5, 6, 7 e torno, appoggio le bottiglie, finisco con i miei conti, è solo isometria a questo punto, quindi incollo le ginocchia tra di loro, sollevo subito il mio piede destro, spingo dal tallone sinistro e tengo la posizione per 8, 7, 6, resisto e mi concentro nell'addome, 4, 3, 2, appoggio e cambio subito la gamba, 8, ginocchia incollate, 7, bacino in linea, 6, non crolliamo qui i ponti, 4, 3, 2, 1 e scendo. Ok. Il massacro delle gambe e dei glutei è andato, ora ci concentriamo nel nostro addome, un circuito di 5 minuti esatti in cui alterniamo plank, crunch e sit-up, quindi plank o sui gomiti o sulle mani, i crunch semplici, per i sit-up possiamo farli o da terra o se sentite tensione alla schiena li facciamo da metà, quindi anche questi vanno benissimo se il sit-up è eccessivo. Pronti che partiamo? Plank in appoggio sui gomiti per 30 secondi. 3, 2, 1, via! Al solito, se la posizione di plank sui gomiti è eccessiva, se sentiamo di perdere il controllo delle lombari, piuttosto appoggiamo le ginocchia, ma ci concentriamo nella tenuta di tutto il corpo, non sono solo addominali, è tutto il corpo che partecipa per tenere la posizione. Respiro,
Mancano ancora 5 secondi, forza, niente apnea, mi raccomando. E 3, 2 e stop. Solleviamo le gambe e sono 20 crunch. Via, 1. Se tenere i piedi sollevati è troppo intenso, posso tranquillamente appoggiare i piedi a terra. Se voglio invece aumentare ancora l'intensità, stendo le gambe avanti. L'importante è tutta la schiena adesso, appoggiata a terra, niente spazio. Sollevo fino alla punta delle scapole. Ancora. E 2, e 3, e 4. Espiro, gomiti aperti, dita separate. 6, 7, 8, 9, e 10. Appoggio i piedi, sit up. Espiro. E scendo. 2, e scendo. 3, 4. Più intenso con le gambe a rana. 5, 6, attenzione a non chiudere eccessivamente le spalle, 8, 9, ultimo, 10, pronti? Si riparte, via, 30 secondi plank, in 5 minuti dobbiamo riuscire a fare 3 giri. Tengo, tengo e respiro, mi concentro sul respiro e soprattutto sulla tenuta dell'ombelico risucchiato in dentro. Quindi le costole, la gabbia toracica controllata, le scapole vicine, l'ombelico tirato in dentro, le gambe sono fortissime, i glutei, collo lungo, ancora 5 secondi, 4, 3, 2, e crunch, sono 20 crunch, via, 1, 2, dita separate, gomiti aperti, 4, fino alle punte delle scapole, non avviciniamo noi le ginocchia, è importante che l'osso sacro sia ben appoggiato a terra, forza, siamo in metà ancora, respiro, quando scendo non mi rilasso, 3, continuo, respiro, 5, 6, forza, 7, 8, 9, ne manca 1, 20, appoggio, gambe parallele o a farfalla, via, sit up, 1, 2, 3, ancora, 4, ancora, ancora, 5, espira, 6, espira 7, spingete forte anche con le braccia come se avesse un muro, 8, 9, ultimo, 10, dal campo, plank, 30 secondi, via, e adesso gli addominali iniziano a farsi sentire, lo so, questo plank è tremendo, faticosissimo, ma noi non molliamo, respiriamo, tiriamo in dentro l'addome, le spalle non sono qui, il collo non è qui, collo lungo, spalle lontane dalle orecchie, allontanate bene la testa dai piedi, forza, e purtroppo mancano ancora 10 secondi e ce li facciamo tutti, ok, 4, 3, 2 e stop, 20 crunch, pronti, via, 2, 3, ricordiamoci sono le costole che scivolano verso il bacino, 5, 6, l'ombelico si risucchia, 7, 8, fino alle punte delle scapole, 9, 10, ancora, espiro, 2, non perdo il ritmo, 3, 4, 5, espira, 6, 7, forza, 8, non vogliamo, 9, l'ultimo, 20, sit up, parallele rana, un movimento da metà in su, pronti, via, 1, 2, e 3, 4, 5, 6, ricordatevi l'energia sempre dal centro, quindi non sono le spalle, forza, ne mancano 3,
Ne mancano due. Ne manca uno. Ottimo. Ci giriamo. Concludiamo con due isometrie che ci servono anche come defaticamento e conclusione del lavoro di addominale. Le ginocchia sono in linea con le anche, un muro davanti e un muro dietro, gomito appoggiato sulla spalla, la spalla è lontana dall'orecchio, sollevo il bacino e tengo. Cerco di spingere il bacino verso l'alto, come se fosse un punteruolo che mi punzecchia al fianco e mi spinge un po' in su. Sollevo anche il braccio e tengo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Provo a intensificare, stendo la gamba superiore e la gamba inferiore la incrocio dietro. Interni cosce fortissimi, gambe attive. 4, 3, 2 e appoggio dall'altra parte. Partiamo dalla versione più facile. Se la versione finale è troppo intensa, tengo questa posizione. Ginocchio uno sull'altra linea con le anche, muro davanti, muro dietro, sollevo il bacino. Punteruolo che mi punzecchia, ecco le gambe, i glutei sono attivi, se muovo i glutei succede già questo, se mollo colonna vertebrale, addominali, succede questo, spalle lontane dalle orecchie, collo fiero, scapole vicine, addome compresso, spingo con il braccio verso l'alto, 7, 6, 5, 4, 3, 2, gamba superiore schiaccio a terra, gamba inferiore incrocio dietro, 8, 7, 6, mi allungo, 4, interni cosci attivi, gambe forti, 3, 2, 1 e giù. Bravissimi, mi siedo glutei sui talloni. Mi porto in quadrupedia, mani sotto le spalle, spalle aperte, ginocchia sotto le anche. Allungo la schiena a partire dall'ombelico, spingo al soffitto, riallineo la schiena, punto le punte dei piedi e spingo i glutei al soffitto come se fossero due fanali. Tengo bene la testa tra le braccia, cerco anche qui di allontanare la testa dal coccige e di allontanare i talloni dai glutei, quindi tiro tutta la catena posteriore. Tengo qualche secondo. Cammino mani verso piedi, srotolo la schiena, apro le spalle e circonduco, divarico bene le gambe, apro le braccia qui, ruoto il busto, con la mano sinistra vado verso il piede destro, tiro, torno al centro, apro il petto. Ruoto e cambio mano destra, piede sinistro, tiro, torno al centro, inspiro, espiro, inspiro, scendo con la schiena drittissima, scendo, 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 avvicino un pochino il mento al petto, tengo qualche secondo e poi espiro, rilasso tutto, sdraio la schiena, vengo su, apro le spalle. Inspiro, espiro, l'ultimo prendo aria, guari tutto, bravissimi, ci vediamo alla prossima, ciao!